Ben ritrovati. In questa seconda domenica di Quaresima troviamo l'Evangelista Matteo che ci dà la risposta di Gesù alle tentazioni. Se ricordate, l'ultima tentazione di Gesù nel deserto, la terza, è stato quando il diavolo l'ha portato su un monte alto, le ha presentato tutti i regni della terra e gli ha presentato anche la gloria del mondo e gli voleva, attraverso il potere, offrire la condizione divina. Gesù non accetta questa realtà. Ecco perché lui cerca di dare una risposta alternativa. Ma per capire bene questa tentazione, dobbiamo tener presente quello che ci siamo detti la volta scorsa. Nell'antichità c'era l'idea che chi deteneva il potere era Dio oppure era figlio di un Dio. Pensate al Faraone, il re d'Egitto, era convinto di essere un Dio in terra. Pensate all'imperatore romano, era convinto di essere il figlio di un Dio in terra. Ecco, vedete, il potere, il dominio si divinizza da solo. Con l'evento della trasfigurazione che troviamo nel capitolo 17 di Matteo, Gesù invece vuole farci comprendere un'altra realtà. Se prendete e leggete per intero il capitolo 17 di Matteo, vi accorgerete che Matteo ci dà una prima indicazione. Il sesto giorno. È un'indicazione importantissima perché in questa realtà del sesto giorno noi troviamo due verità della nostra fede. La prima è la creazione dell'uomo che troviamo nel libro della Genesi. La seconda è quando Dio sul monte Sinai ha rivelato la sua gloria. Ecco che cosa ci vuol dire l'Evangelista, cari amici, cari amiche, che in Gesù è presente sia la creazione e la perfezione della creazione, sia la gloria di Dio. E nella trasfigurazione questa realtà ci presenta invece che cos'è il significato vero della condizione divina. Per l'uomo il potere è dominio, per Dio non c'è potere ma amore, non c'è comando ma servizio. E poi, dopo il servizio, c'è un'altra scelta che Dio fa. Non è quella di prendere la vita degli uomini, ma è quello di donare la propria vita agli uomini. Ecco il significato della trasfigurazione di oggi, ma la dobbiamo contestualizzare nel racconto di oggi. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Gesù, dice il Vangelo, in quel tempo prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte. Perché ha preso proprio questi tre discepoli, questi tre apostoli e non altri? Se ricordate bene, ognuno di loro ha tentato di corrompere Gesù per quanto riguarda la realtà del potere. Vi ricordate Giacomo e Giovanni il passo in cui Gesù annuncia che sta andando verso Gerusalemme e a Gerusalemme incontrerà la morte? Che cosa gli chiedono questi due fratelli, Giacomo e Giovanni? Signore, quando tu starai nel tuo regno, di che ci possiamo sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Vi ricordate che cosa ha chiesto Pietro a Gesù? Non andare a Gerusalemme, non offrire la tua vita, perché se tu morirai, finirà tutto. E avete, penso, interiorizzato nella vostra mente, nel vostro cuore, la risposta violenta che Gesù ha dato a Pietro. Vattene, Satana. E lo stesso
invito che Gesù ha rivolto al diavolo nel deserto. Vattene, Satana. Però a Pietro Gesù gli dà un'altra possibilità. E qual è questa possibilità? Di non mettersi davanti a Gesù per indicargli la strada, ma di ritornare dietro di lui, perché chi deve tracciare la strada è Gesù. E poi il racconto continua. Il suo volto si trasfigurò e davanti a loro apparve Mosè ed Elia. Attenzione, Mosè ed Elia sono due personaggi illustri dell'Antico Testamento e sono coloro, gli unici, che nell'Antico Testamento hanno parlato con Dio. Ecco perché nell'episodio della trasfigurazione noi troviamo questi due personaggi, Mosè che rappresenta la legge ed Elia che rappresenta invece la profezia. Mosè è colui che ha ricevuto la legge da Dio e l'ha presentata al popolo. Elia è colui che con la forza ha costretto il popolo ad obbedire a questa legge. Pensate un po', si dice che Elia abbia sgozzato 450 sacerdoti di un'altra religione per imporre la legge mosaica, la legge di Dio. E Gesù non è d'accordo con tutto questo. Lui si trasfigura per farci comprendere, per farci incontrare, per farci fare esperienza di un volto, di un Dio che è Padre, che ama, che serve e che dà la propria vita per la salvezza degli altri. Dio non ci chiede nulla. E in questa realtà della trasfigurazione, Gesù ci dice anche che Dio è più forte della morte, che la morte non può nulla contro il suo amore, contro il suo servizio, contro la sua offerta di vita. Ecco perché nel racconto poi abbiamo ascoltato che i discepoli, quando hanno capito questa realtà che Gesù è venuto ad annunciare, loro iniziano un pochino a ritornare sui loro passi. E c'è un passaggio bellissimo, stupendo. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nuve luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Pietro, prima di capire, cerca di intervenire, di ribellarsi, perché Mosè ed Elia non parlano con loro e lui a tutti i costi vuole la parola. E che cosa dice a Gesù? Signore, stiamo bene qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Attenzione all'ordine che Pietro ha dato. Voleva costruire una capanna per Gesù, una capanna per Mosè, una capanna per Elia. Nell'antichità la persona più importante era sempre al centro. Vedete, per Pietro la persona più importante non è Gesù, che l'ha nominato per primo, ma è Mosè, colui che ha consegnato la legge, perché lui non crede nell'amore, ma crede nella legge. Ma una legge senza amore non ha senso. E mentre lui sta proponendo questo, dall'alto si ascolta una voce, la voce di Dio. E che cosa dice Dio? Che cosa rivela? Questi è il mio figlio prediletto, in lui mi sono compiaciuto, e lui l'amato. Ascoltatelo. Queste parole ci richiamano le stesse parole che Dio ha pronunciato il giorno del battesimo di Gesù. Questi
è mio figlio. Chi è il figlio? Colui che assomiglia al padre. Questo è l'eletto. Chi è l'eletto? Colui che ereditierà tutto dal padre. E poi c'è quell'imperativo, bellissimo, ascoltatelo. È chiaro l'indicazione che l'Evangelista Matteo ci dà in questo racconto. Dio in persona interrompe Pietro nel suo dire, nel suo proporre, per presentarci la verità. E la verità, come ho già detto prima, è amore, è servizio e dono della propria vita. E a questo punto il racconto ci dice: i discepoli caddero con la faccia a terra. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Questa affermazione nel Vangelo significa quando uno riconosce la propria sconfitta e allora cade con il volto a terra. I discepoli, dopo l'intervento di Dio su Gesù, hanno capito che il loro riferimento non può essere la legge, non può essere lo zelo per la profezia, ma è seguire Gesù nell'insegnamento che Lui ci propone per nome e per conto di Dio. E si vergognano così tanto della loro sconfitta che non hanno il coraggio di alzare lo sguardo. Ancora una volta è Gesù che va verso questi discepoli e li tocca, come ha fatto nella sua vita. Lui ha toccato gli ammalati per guarirli, Lui ha toccato i morti per risorgerli. Ecco che cosa fa Gesù nei confronti di questi discepoli che si ostinavano a seguire la legge, che si ostinavano a seguire le indicazioni dell'Antico Testamento. Offre una possibilità in più, e non la offre soltanto ai discepoli, la offre anche a noi, a una condizione che ognuno di noi possa incontrare Gesù, riconoscerlo come maestro e poi seguirlo nei suoi insegnamenti. E l'insegnamento di Gesù è unico, inequivocabile e chiaro, ed è mostrare al mondo il volto di Dio che è amore e non potere, il compito di Dio che è quello di servire l'uomo e non di dominare l'uomo, il compito di Dio è quello non di prendere la vita dell'uomo, ma restituire la vita piena, grande e soprattutto ricco di amore e di misericordia. Buona domenica a tutti.